per me le donne e gli uomini della Lega in Abruzzo sono uno dei miei motivi di orgoglio maggiori. Vengo da Silvi, dove verrà rieletto il primo sindaco leghista d'Abruzzo, una squadra in regione, nei comuni, nelle province, sui territori che è cresciuta negli anni. Da ministro delle infrastrutture in questi primi 6 mesi ho l'Abruzzo in testa, nel senso che è una terra che in passato non sempre a Roma è stata valorizzata, quindi strade, autostrade, ferrovie, la Adriatica, la A24, i porti, e quindi ce n'è da fare. Penso di poter fare tanto per gli abruzzesi, sbloccando opere, cantieri, infrastrutture. Poi occorrono sindaci. Io col nuovo codice degli appalti metto in mano a tutti i sindaci, tutti i colori politici, uno strumento più efficace, più veloce per tagliare burocrazia, aprire cantieri. Anche Teramo potrà scegliere fra la sinistra, fra il passato e il futuro, e quindi sono qua a sostenere una squadra che è composta da persone competenti, determinate. Ovviamente al segretario della Lega sarebbe per me un'emozione arrivare anche al governo del comune di Teramo, così come ci siamo in tanti altri comuni abruzzesi. Come lo vede Antonetti, sindaco? Lo vedo alto, lo vedo in linea con la Schlein, quindi armocromaticamente sintonico, il blu, la cravatta, la pochette, quindi assolutamente in sintonia con i tempi moderni. Scherzi a parte, è una città bella, è una provincia importante che non sempre in passato è stata centrale nelle scelte politiche sia regionali che nazionali, quindi ci serve esperienza, ci serve competenza e ci serve anche una buona dose di gioventù e di novità. Quindi noi portiamo in dote al sindaco una squadra di donne e uomini della Lega di cui vado assolutamente fiero e orgoglioso. Se ci sarà il ballottaggio, ci rivediamo al ballottaggio. Sicuramente io ai sindaci sostenuti dalla Lega chiedo l'attenzione al quotidiano, all'ordinario, perché uno può fare grandi mega progetti, però strade, parcheggi, marciapiedi, rotonde, asili nido. Un'attenzione particolare la chiedo e la chiedo anche a te sulle barriere architettoniche, sulla disabilità, sull'abbattimento di tutti gli ostacoli, perché Teramo può essere più bella, più ricca, più verde, più sicura, più green, più smart, se però non è accessibile a ragazzi, ragazze e bimbi perché ci sono troppe barriere architettoniche, non è la mia città. Quindi un'attenzione particolare alla gestione quotidiana, alla sicurezza e all'abbattimento di ogni barriera che divide i cittadini. E poi ascoltare, perché ci sono alcuni sindaci che vengono eletti e poi li rivedo dopo 5 anni e si chiudono in comune. Io faccio il ministro, oggi pomeriggio sono al ministero e a Palazzo Chigi, ma poi se devo presidiare i cantieri devo anche visitare questi cantieri. Noi faremo così.